sicuramente era meglio un numero all'esterno della prima fila, ecco, come piace lui, di modo tale che subito dopo la prima curva era già pronto per ingambarsi, però purtroppo abbiamo sorteggiato l'8, per cui ci tocca partire in seconda fila alla corda, ma non penso sia un problema. Cercheremo di stare più attaccati possibile all'1 per poi venire via dopo 400 metri, come sempre fa la sua tattica, ecco. Sì, l'abbiamo visto più volte da dietro venire via veramente potente poi su questa retta che sicuramente lo agevolerà. Senti, quali sono per te i favoriti di questa batteria? Ma è una batteria come la prima, sono due batterie molto aperte, non vedo il calo, diciamo, che possa spezzare il pronostico. Riguardo la batteria di Psyche Hyper, è molto molto incerta, contano tutti secondo me, dall'1 al 10. Se proprio devo trovare un cavallo ti direi Hyper, perché l'ultima prestazione è strepitosa. Fatto 13 e 4, 28, 28 e mezzo di chiusa, tutta strada scoperto. Però, ripeto, ci sono anche altri cavalli. Contano tutti e molto dipenderà dallo svolgimento. Senti Filippo, però visto che sei qua, ne approfitto. Invece nella seconda corsa, ovvero nella prima batteria, chi ti piace? C'è qualche cavallo che ti salta più all'occhio? Ma anche questa è una corsa molto aperta. Ci sono cavalli come Papandreou, Picronos e Potenzo M che sicuramente hanno già affrontato la prima categoria e ben figurando. Ci sono altri cavalli che, come la Psiche nell'altra batteria, sulla scorta di prestazioni volanti delle categorie meno impegnative, tentano il salto di qualità, come Rig del Duomo, Platone GSO, anche il Foto VL, Nelson Miller Bigi, che l'ultima volta vince bene la Trisqua a Torino. Per cui qua anche secondo me contano un po' tutti, dipenderà anche qui molto dallo svolgimento. Senti Filippo, prima di lasciarti andare via, allora tu oggi presentate un cavallo d'eccezione perché è un cavallo che l'abbiamo visto sfortunatissimo nelle batterie del derby dove è quarto veramente soltanto di un pelo, veramente un peccato perché ha fatto una corsa importante e sarebbe stato bello, soprattutto col senno del poi, di vedere come è andato il derby, sarebbe stato bello, mi sarebbe piaciuto vederlo partecipare. Ovviamente sto parlando di Shiraz Rock. Shiraz Rock è una corsa bella, questa è veramente un mezzo. Sembra un gran premio vederlo comunque. Ci ritroviamo anche Sir Robert, dove loro gireranno insieme. La corsa è sui 2000 metri. Ovviamente, Silvia, sto parlando della quinta corsa. Un Iconeo è la prima volta che gira con i nastri. Sì, come hai detto te in precedenza, è un cavallo sicuramente molto sfortunato, come dimostratosi nella batteria del Derby, ma anche in precedenza nel Giovanardi. È un cavallo di grossi mezzi, che però non ha avuto purtroppo la fortuna dalla sua parte. I nastri oggi, anche se è la prima volta che li fa, non penso siano un problema. Facciamo questa corsa anche in prospettiva, visto che guardando il potenziale del cavallo abbiamo anche intenzione di andare in Francia. Rende 20 metri, oggi non sarà importante il risultato, è una corsa, diciamo, di preparazione per testarlo, vogliamo vederlo su varie cose, ecco, e per cui anche qui è una corsa molto aperta, dipenderà molto dallo svolgimento. I due cavalli sicuramente di potenziale maggiore sono quelli che rendono 20 metri, ovvero Shiraz e Sir Robert, però se davanti ci sono cavalli buoni come Saetero e Smorgie Bar che girano svelti e la mettono lunga, non sarà facile. Sì, però appunto, essendo 2000 metri, hai tutto il tempo comunque per venire avanti. Allora, Filippo, io so che tu devi andare via, quindi io ti ringrazio davvero di essere stato con noi e incrociamo tutti quanti le dita per la Scuderia Sant'Eusebio oggi. Grazie, Filippo. Grazie a voi. Ah, ringraziamo Filippo Eccoci per. Silvia, allora noi